Finisce così. Seconda sconfitta di fila in Premier per il Leicester. Dopo quella di Londra contro il Chelsea, arriva una sconfitta pesante in casa contro il Crystal Palace. Un momento che sicuramente è molto delicato, quello del Leicester. È molto strana questa Premier, però dobbiamo dare di più in campo, perché a volte facciamo delle dormite difensive clamorose, regaliamo interi tempi di gioco. Oggi abbiamo regalato un primo tempo, non si può giocare così se poi si punta a grandi risultati. Il nostro obiettivo minimo è la riqualificazione in Champions League per la prossima stagione, però poi se giochi così è già tanto ambire anche all'Europa League. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale per questo ennesimo episodio della carriera. Ormai lo dico sempre, in realtà siamo solamente al settimo, ma voi non fateci caso. In realtà da sorridere c'è poco e niente, perché la nostra posizione in Premier League è pessima. Siamo 14esimi. I risultati, gli ultimi in particolare, sono pessimi, anche visti errori arbitrali colossali. E mi riferisco soprattutto alla partita contro il Chelsea che avete visto nello scorso episodio. E quindi in questo episodio dobbiamo assolutamente cercare di tornare alla vittoria, e lo faremo sicuramente, ci proveremo sicuramente contro il Tottenham. Poi anche per quanto riguarda il girone di Champions, lì dobbiamo tornare a vincere, perché sono due partite che non vinciamo. Abbiamo ottenuto due pareggi contro il Copenhagen in trasferta e contro il Porto in casa. E poi dovremo anche cercare di battere il West Bromwich. Se ci riesco, giochiamo anche contro il Watford in questo episodio. Magari ci riesco, chissà, ne parleremo tra un'oretta e qualcosa. L'anno scorso erano le regine del campionato, quest'anno dopo le prime partite la classifica non brilla per nessuna delle due. Buon pomeriggio da White Hart Lane per Tottenham Leicester, una partita che significa tanto per entrambe le formazioni. Per noi vincere è quasi una religione oggi. Mi fanno sentire i tifosi sugli spalti, perché siamo arrivati a una fase clou del campionato, siamo quasi a metà del girone d'andata e ovviamente è importantissimo fare il risultato per entrambe le squadre. L'abbiamo detto nel discorso iniziale e lo sappiamo, il Leicester non vince da troppo tempo ormai, dobbiamo tornare a ritrovare la fiducia innanzitutto nostra e poi ovviamente anche dei tifosi. Ma comunque, primo calcio d'angolo della partita a favore del Tottenham. Dalla bandierina c'è Sissoko, parte il 17, la mette sul primo palo, il Tottenham in vantaggio. Lo stacco di Alderweireld, il gol del capitano degli Spurs, 3:28 sul cronometro, 1-0 per i padroni di casa. Una partenza bruciante, tante volte siamo partiti bene noi. Ricordo un flash della partita di Stamford Bridge contro il Chelsea, avevamo segnato praticamente subito, poi abbiamo perso, magari oggi porta bene. Rigore, ancora Sissoko, finta e controfinta, rientra, alla fine Mendy gli porta via il pallone, ma rimorchio c'è Dyer che non calcia, allora Mendy porta via il pallone anche a lui, subendo pure fallo, e quindi c'è il vantaggio. Il contropiede del Leicester, è scopertissimo il Tottenham, ma palla dentro per Musa, da parte di Mendy, e in porta Musa, di fronte al portiere, con il destro! Ahmed Musa ha già fatto 1-1, il pareggio del Leicester, e dopo un quarto d'ora è parità a White Hart Lane. Grande giocata del numero 23, ma adesso attenzione al Tottenham che torna avanti, prova lì con deviazione e sarà calcio d'angolo. E viva la partita a White Hart Lane dopo 18 minuti. Col destro Son, probabilmente batterà una traiettoria a rientrare, così è, primo palo, stacca Sissoko, il Tottenham è di nuovo in vantaggio. Se l'è messa dentro Schmeichel praticamente, dopo la traversa di Sissoko, ma adesso rivedremo da replay. Eccolo qui lo stacco, sì, è sfortunato il nostro portiere che stava tornando in porta in tuffo, ma comunque grande stacco di Sissoko che aveva comunque trovato la traversa. Il gol viene ovviamente attribuito a Kasper Schmeichel, che comunque si è comportato benissimo da inizio stagione. La fase difensiva, bravo comunque anche Junuzovic, e quindi riparte comunque il Leicester con l'apertura per Gray che vuole convergere, è passato molto bene, Gray fino in fondo, palla sul sinistro, calcia Gray con Alderweireld che respinge. Kane, attenzione a Dele Alli, fino in fondo, destro di Alli che dà l'illusione ottica del gol. Il pallone si spegne sul fondo praticamente di un nulla, il Tottenham sfiora il terzo. Poi c'è Gray a destra, bella apertura di Ahmed Musa con Gray che punta la porta, grande controllo di Gray fino in fondo, Gray a terra, c'è solo calcio d'angolo per il Leicester. Effettivamente penso sia la scelta più giusta,
Marconi recrimina leggermente, ma io penso che la scelta più giusta sia questa. Comunque, calcio d'angolo per il Leicester. Parte Drinkwater a cercare la testa di qualcuno, non trova nessuno. Palimorchio ancora Drinkwater per Gray che va sul destro, non può liberarlo, si deve defilare se mai ritrovare il fondo. Così è, la mette dentro, secondo palo. No, perché c'è Lopez che chiude. Calcio di punizione per il Tottenham, la partita è veramente finita. Rincorsa da parte di Sokol, la palla dentro, stacca Henderson. L'arbitro fischia la fine. Il Tottenham batte il Leicester 2-1 a White Hart Lane. Una vittoria pesante del Tottenham. Un'ennesima sconfitta per il Leicester. Comincia con Leicester in possesso di palla, si lotta per la testa del girone stasera, anche se ovviamente questo significa che il Leicester non vince da due partite, dove ha ottenuto 0 gol forse contro il Porto. Adesso attenzione intanto a Mahrez, seguiamo l'azione, palla fuori per Slimani, in zona tiro, lascia a Capuzka dentro ancora da Slimani con il destro, sul fondo, partono forte le Foxes di Federico Marconi, malissimo. Palla dalle parti di Santander, la prende Drinkwater e poi Alexandro riesce a far ripartire il Leicester. Ha tanto campo qui il brasiliano, sta partendo anche senza palla Keita, che ha un campo clamoroso e quindi viene servito. Il controllo è praticamente perfetto, però ovviamente deve fargli ritardare i tempi. Allora ancora lo spagnolo, l'inserimento da parte di Alexandro, servito nell'area di rigore, c'è Capusca al centro, palla messa dentro dal brasiliano, Johansson in angolo. Palla per Marez, c'è Amarty dentro, la palla che in qualche modo gli arriva, Amarty prova a calciare con deviazione di Slimani, la palla è sul fondo. Fuori Marez, dentro Odegaard. Sembra più un cambio punitivo, effettivamente, che un cambio tattico per vincere la partita. Perché va premiato anche l'impegno. Marez, in realtà, sta deludendo tantissimo. Amarty. Sta partendo Keita. L'ho visto Slimani. Bella palla di Slimani. Splendida, anzi, per Keita. Di fronte al portiere! Keita Balde! Al 62esimo! Blocca la partita per il Leicester, 1-0 al King Power Stadium, si torna a segnare in Champions League, dopo 180 minuti senza gol, dopo 2-0-0, la sblocchiamo e momentaneamente siamo primi nel girone, questo è un gol che significa tantissimo per il Leicester. Rinvio a cercare Keita Balde, lo trova molto bene, palla dentro per Slimani che la deve girare perché dentro c'è Capuzka, che è una batteria per chiudere la partita, Capuzka fino in fondo, calcia Olsen, gliel'ha calciata addosso. Gliel'ha calciata addosso. E può averla ancora con l'ottima palla geniale per Odegaard. Che s'accentra. Odegaard sul mancino. Lo vuole liberare. Olsen ancora. Per arriva Keita che la rimette dentro per Morgan. Olsen. Ma c'è Junuzovic che si dimentica di calciare. Vai calcia Olsen ancora. Poi arriva Odegaard che la lascia. No, non la lascia. Era fuori gioco di Odegaard. Mamma mia. Mamma mia. Un'ottima partita oggi. Poi inserimento di Junuzovic che può andare in porta perché è fresco, corre tantissimo Junuzovic, fino in fondo, Junuzovic l'appoggia piano e fa 2-0, fa impazzire ancora una volta il King Power Stadium, Leicester 2, Copenaghen niente e finisce qui. Ritrovano la vittoria. Un'esultanza liberatoria dell'Leicester, di Federico Marconi e di tutti i tifosi, guardateli, che non aspettavano questo, non aspettavano altro da 3 partite, forse anche di più. Copenaghen che se ne torna a casa senza aver fatto praticamente nulla, questo va detto, non abbiamo giocato contro un avversario che ci sia imposto più di tanto. Siamo stati bravi a segnare, perché spesso non l'abbiamo fatto in Champions League, siamo stati bravi praticamente in tutte le partite, non siamo riusciti a segnare. In campionato purtroppo no, e quindi dobbiamo migliorare tantissimo. Intanto vedo una Roma che si sta imponendo prepotentemente nel suo girone, aveva già battuto il Tottenham, adesso ha battuto anche il Bayer Leverkusen, una Roma se non sbaglio in testa al suo girone, però poi lo vedremo dopo. Adesso voglio concentrare sulla Premier, ragazzi, perché c'è veramente tanto tanto da migliorare. E quindi pensiamo alla partita contro il West Bromwich che giocheremo in casa, se non sbaglio, dato che l'ultima è stata in trasferta contro il Tottenham. Vediamo un po', sabato 5 novembre. Contro un avversario di medio-bassa classifica. Il problema, quello vero, è che in questo momento siamo anche noi una squadra di medio-bassa classifica. Rifiutiamo ovviamente l'Austria, dove abbiamo rifiutato
anche le offerte dell'Argentina e di altre nazionali un po' più blasonate. Si gioca al King Power Stadium, nella bolgia di Leicester contro il West Bromwich, che praticamente c'è anche sopra in classifica, quindi non sottovalutiamo nessuno, che è meglio. Gioca dentro per Slimani, Musa, ancora Slimani, momento ottimo, può andare in porta, è passato anche, deve calciare, va la palla buona per Mahrez, che calcia sul fondo, il primo squillo dell'Leicester. Rondon si gira, vince un contrasto con Hoot, ancora Rondon. C'è Simpson che gli passa intorno, Fletcher dentro da Phillips che calcia col destro, palla sul fondo. Qui Slimani riesce a metterci la testa per Musa, al limite Musa si gira in qualche modo, poi col tacco per Slimani, in qualche modo è passato Slimani per terra, non c'è nulla, non c'è nulla dice l'arbitro, Slimani è rimasto lì. Quindi clamoroso, intanto Slimani comunque riesce a correre e a riprendersi il pallone, fino in fondo Slimani, addosso a Forster, ma poi anche in porta, per il vantaggio dell'Leicester, con una gamba sola, segna comunque, Islam Slimani, 1-0 per noi, al 45esimo scoccato, e va direttamente ad esultare assieme ai tifosi, assieme ai compagni, porta in vantaggio il Leicester, questo è un grandissimo gesto da parte di Slimani, che comunque, nonostante il problema fisico, è riuscito a lottare fino in fondo, è andato a riprendersi questo pallone togliendolo al difensore, poi ha calciato non bene inizialmente, poi però benissimo perché si è ripreso nuovamente il possesso, ha depositato il pallone alle spalle di Forster. Adesso fa un po' effetto vedere col cerottino sia Musa che Slimani, fa effetto anche vedere Leicester in vantaggio finalmente. Arriva un momento molto importante della stagione dell'Leicester perché dopo praticamente 2 mesi torna in campo con il numero 9 Jamie Vardy, che non è ancora al 100%, e pensate, entra in campo per sostituire uno dei due infortunati lì davanti. Praticamente i 3 attaccanti disponibili, non ce n'è uno che sta bene, però comunque l'importante è che in 3 ne facciano almeno uno. Palla dentro allora per Mahrez, c'è anche il movimento di Jamie Vardy. Attenzione a Vardy che rientra benissimo, ho visto anche Musa al centro, lo cerca ma non lo trova, per l'ottima copertura di Olson. Mahrez, Mendy dentro molto bene per Musa, c'è anche il movimento di Vardy, Musa lo cerca e lo trova, poi va dentro il 7, lo cerca Vardy, il pallone passa, Musa anche! E Forster in calcio d'angolo, a dire di no. Vardy si appoggia a Mahrez, che poi lancia Simpson in area di rigore, Simpson per Musa! Forster ha preso pure questa, ragazzi non ho più parole, incredibile. Odegaard, ancora Vardy, nuovamente per il norvegese, poi va dentro, c'è Vardy che riceve questo pallone ottimo, Vardy! Jamie! Finalmente! Al rientro dall'infortunio! Non poteva non segnare! Il nostro bomber! Finalmente! Esultiamo al gol più bello, più importante del giocatore, più importante della nostra squadra! Il ritorno al gol, il primo in stagione per Jamie Vardy, 2-0 dell'Leicester. Questo è il gol più bello, nel senso che è quello che volevo commentare da più tempo. 2-0 dell'Leicester, risultanza liberatoria di Vardy, che ovviamente cercava questo gol, lo voleva e finalmente lo ha trovato. Il momento più importante perché è rientrato oggi a giocare dopo 1 mese e mezzo di stop. Ed è molto importante che sia dato questo gol, sia per la squadra, perché ovviamente è una partita che a questo punto è messa quasi in cassaforte, che per lui a livello personale, perché adesso magari sarà tutta un'altra cosa rispetto al Vardy che avevamo visto prima dell'infortunio. Game over al King Power Stadium, il Leicester con lo stesso risultato di mercoledì batte anche il West Bromwich e torna a vincere anche in Premier. L'uomo della giornata è sicuramente Jamie Vardy, che ha esultato tantissimo dopo il gol, come tantissimo abbiamo esultato noi. Non è ancora finita però, perché questo episodio, prima di chiuderlo, dovrà vederci ancora giocare contro una squadra molto tosta. Sarà un altro derby italiano contro Mazzarri e quindi avete già capito che staremo andando a giocare contro il Watford, che tra l'altro, come vedete in grafica, giocherà, o meglio, deve ancora giocare contro il Liverpool. Si rientra dunque in campo dopo la pausa, Watford contro Leicester, derby italiano tra Marconi e Mazzarri, insomma ne abbiamo già parlato. Questa sfida perché significa molto? Significa molto perché il Leicester viene da 2 vittorie di fila, una in Premier e una in Champions League, e serve continuità, ma soprattutto dopo la pausa, quindi tu hai chiuso con comunque teoricamente un morale alto, più alto che basso. Oggi devi dimostrare tanto. Vuole inventare lo spagnolo, restituisce a un altro spagnolo che è Bellerin, poi la mette dietro. Sta arrivando Capuzka, chiuso, e Bellerin lascia che il pallone termini in calcio d'angolo, quindi Leicester si affaccia subito dalle parti di Pantilimon col pallone battuto verso Hoot, poi c'è Vardy
a recuperare, ma poi a perdere nuovamente il possesso. Fa girare bene il Leicester in mezzo al campo. Comunque le proprietà di palleggio di questa squadra ci sono. A volte ci intestardiamo, non riusciamo a fare cose semplici. Qui bravi a recuperare il pallone. Poi Vardy pensa anche al destro, lo fa partire con deviazione, vorrebbe l'angolo, ma c'è Pantilimon che riesce ad evitarlo. Radinei, Okaka, molto spazio per lui. Okaka ancora cerca spazio, lo vede Dinei sul secondo palo. Watford in vantaggio. L'inserimento di Dinei servito da Okaka è 1-0 col gol del capitano del Watford. Tanato dietro il Watford. Mendy può anche pensare al destro, poi cerca dentro Vardy, ottima idea. Vardy nel rigore, si muove bene, al centro c'è Mendy, palla dentro per Mendy, ha chiuso però molto bene il difensore che era lì. E Alexandro pensa al sinistro, prova a farlo partire, Berami respinge, ancora Alexandro che ha vinto un rimpallo, c'è fuori Capuzka, resiste Alexandro, poi la mette per Vardy che prova a piazzare, la deviazione di Prode, il calcio d'angolo, lo squillo di Gemi. Ancora Okaka in verticale per Dinei, ma non sbagliano mai loro. Palla sul secondo palo, Drinkwater e poi Schmeichel. Forza col contropiede, svegliamoci un po'. Qui palla per Odegaard, no, non è vero, palla per il Watford. Poi Odegaard prova a recuperare. Ancora Pereira, palla attaccata al piede, ma alla fine fortunatamente il Leicester riesce a recuperare il possesso e quindi riparte Keita in mezzo al campo. Voleva servire Odegaard, però ovviamente non lo trova. Poi intervento duro da dietro, ma regolare secondo l'arbitro. Odegaard in verticale per Vardy. Adesso si lotta veramente tantissimo. Watford, pallone al limite per Capuzka che calcia col destro. Capuzka pesca l'angolino e fa 1-1 da una palla che sembrava morta, non me l'aspettavo. Il numero 14 trova forse il primo centro, se non sbaglio, finalmente con la maglia dell'Leicester, l'assist di Jamie Vardy. Ma secondo me non se l'aspettava neanche Capuzka di far entrare questo pallone, perché ha calciato neanche troppo convinto, neanche troppo in maniera elegante. L'ha presa d'esterno, ma l'ha messa dove non poteva arrivare Pantilimon. 1-1, tutto in parità. Potrete il gol dell'1-1, cerca in verticale Vardy, lo trova anche. Occhio a Vardy, che è passato, finisce per terra. Calcio di punizione per il Leicester. Adesso si scalda, il finale di partita sarà una guerra totale qui. Giallo a Kabasel. Calcio di punizione sul pallone Junuzovic. Parte il 20, secondo palo, solo maglie gialle. Ora non c'è fallo secondo l'arbitro questa volta. Poi Bellerin se la riprende, palla dentro ancora per Jamie Vardy. Sta partendo anche Odegaard, servito Odegaard, deve calciare, traversa, non ci credo. Poi rimorchio c'è Capuzka, altro cross verso Odegaard. Palla ancora per Capuzka che la rimette in mezzo, Kabul. Non ci credo ragazzi, traversa clamorosa di Martin Odegaard. 3 di recupero, vuole ripartire il Watford. Jan Matt, attenzione alla pressione di Hutt che poi sbaglia ovviamente, era tutto troppo bello. Finisce la partita. Il recupero comunque su questo gioco non esiste. Non esiste. 1-1 a Vicarage Road tra Watford e Leicester. Finisce in parità questo derby italiano tra Mazzarri e Marconi. Un gol a tempo, quello di Dinei nella prima parte, nella ripresa il gol di Capuzka. Un gol molto importante che tiene a galla il Leicester. Questa la classifica che però francamente faccio un po' fatica a commentare, nel senso che non so che dirvi, la vedete voi tranquillamente e se, non serve che vi dica, che vi spieghi nulla, perché sarebbe inutile continuare a parlare dell'Leicester. Parliamo un po' di quelle che sono lì su, quindi del Tottenham a 23, del Bournemouth che è sicuramente la sorpresa di questa Premier ed è un po' il Leicester dello scorso anno, dai, mettiamola così. A 22, a 21 il Liverpool, a 20 il Manchester City e poi a 19 United, Crystal Palace e Watford. Quindi ragazzi, l'unica consolazione è che noi non abbiamo battuto il Watford, ma ci siamo andati vicinissimi e comunque non abbiamo perso sul loro campo, sul campo della quinta in classifica potenzialmente, perché comunque sono al settimo posto ma pari punti con la quinta. Adesso forse abbiamo capito la strada giusta, perché nella seconda parte dell'episodio, dopo una partenza molto brusca e quella sconfitta contro il Tottenham, siamo veramente rinati. Però non basta ancora, cioè nel senso che comunque sì, è presto per parlare, ma ci vuole di più. Dobbiamo mettere risultato utile consecutivo uno dopo l'altro, come stiamo facendo adesso, senza perdere, ma magari neanche senza pareggiare 11 partite di fila. Ragazzi, voi nel dubbio lasciate un like per continuare a supportare questa serie, questa carriera su FIFA 17, che comunque stiamo cercando di riportare ai livelli dello scorso anno. Per l'appunto commentate qui sotto, se non lo siete già iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video. Bella, ragazzi.